Buongiorno Brighè, buongiorno, fatemelo andare bene così perché non mi viene, è già la quinta volta che lo faccio. Buongiorno Brighelli! Allora, sono tornata con un nuovo video e siccome oggi ho appunto pubblicato un vlog dove vi chiedevo se foste interessate o meno a vedere un video sui prodotti che sto utilizzando con Tommaso, visto che molto spesso mi chiedete informazioni su qualche oggetto che vedete magari in qualche foto su Instagram oppure nei video, ho deciso appunto di girare il video. Ma va o no? Allora, comincio subito con farvi vedere i prodotti. Allora, il prodotto che mi chiedete più spesso, di cui mi chiedete più spesso informazioni, è il cuscino Koala. Il cuscino Koala, appunto, per chi non lo conoscesse, è questo cuscino che ha appunto le due orecchiette, come si può vedere, il marchio è Koala e l'ho acquistato su Amazon. Allora, molto spesso mi chiedete informazioni su questo cuscino. Il cuscino è stato ideato per evitare il formarsi della testa piatta. Infatti adesso ve lo sfodro e vi faccio vedere. Allora, questo appunto è il cuscino. Come vedete qui al centro c'è questo forellino che è dove va appoggiata la testa del bambino e ha tutti questi puntini, spero si vedano in videocamera, che evitano il soffocamento. Allora, il costo di questo cuscino non è proprio misero. Non è chissà che cifra, però non è nemmeno misero. Io l'ho acquistato leggendo prima sempre le recensioni, pensando fosse una cosa utilissima, e in effetti lo è. Il problema è che almeno io con Tommaso non mi ci trovo, nel senso che lui comunque muove la testa. Vedo che comunque si gira, che a volte si piega l'orecchio, e questo sinceramente per un cuscino che costa attorno ai 30 euro. Sì, non va tanto bene. Per il discorso della testa piatta, io ragazza non so dirvi nulla perché questo problema fortunatamente non ce l'ha avuto Alessandro, con cui non ho utilizzato il cuscino, e non ce l'ha nemmeno Tommaso, anche perché se vedete foto c'è tutto bello tondo, cioè proprio tondo come la mamma, è tondo quel bimbo lì, meraviglioso. E quindi ragazza io sinceramente non mi sento di consigliarvi l'acquisto di questo cuscino. Purtroppo è così, cioè mi spiace, però io non mi ci sono trovata bene. Lo sto continuando ad utilizzare perché ce l'ho e quindi lo uso, però Tommaso fa quel che vuole, cioè si gira, si rigira e quindi non ne vedo sinceramente l'utilità. Un prodotto, ragazze, invece che vi stra consiglio è questo, che è un termometro digitale a lettura immediata. Allora, io con Alessandro ho acquistato tantissimi, ma veramente tantissimi termometri. Non sono mai riuscita a sapere che temperatura avesse. E non sto parlando di termometri da 5-10 euro, sto parlando del termometro della Kiko, quello rotondo per farvi capire, che costa la bellezza di 50 euro. Quindi non è proprio una cosa regalata, dici, vabbè, per il bimbo questo ed altro, no? Ragazze, io con quell'aggeggio lì non sono mai riuscita ad avere una temperatura che fosse quella. Anche perché poi, non sicuro, cioè, lo senti se il bambino ha la febbre, lo senti. Lo provavi, non aveva niente, addirittura non mi rilevava la temperatura. Quindi dico, ma che cacchio? Cioè, ecco, allora, accantonato quello, ne ho acquistato un altro, solo che ci vuole troppo tempo e la temperatura andava misurata come si misura solitamente sotto l'ascella e con un bambino piccolo, credetemi, è impossibile tenerlo lì fermo. Cioè, no, proprio no. Questo qua invece, ragazzi, appunto, che ho acquistato su Amazon, troverete come sempre tutti i link sotto nell'info box. È fantastico. Ho provato e riprovato, quindi ho fatto vari test. La temperatura che misura è perfetta, perché poi ovviamente ho utilizzato un termometro di quelli non al mercurio perché al mercurio non ci sono più, comunque il principio è lo stesso, hanno dentro quelli classici di vetro, diciamo, ecco. E la temperatura è precisissima. Ho provato anche più volte con questo, nel senso prendi, misuri la temperatura e quella è, non cambia. Adesso vi faccio vedere un attimo come funziona. Alessandro, vieni qua. Abbiamo anche il valletto oggi. Vieni, amore. So che il profilo non è la mia parte migliore, però dobbiamo far vedere il termometro. Saluta le brighelle. Ciao, Brielli.
Allora, basta premere. Tiriamo sul ciuffetto del ragazzo. Prendiamo la misura e come vedete è una cosa immediata. Preciso, 36,5. Fermo lì. Rimisurato sempre 36,5. Voglio vedere. Tutto qua, amore. Grazie Valletto, può andare a giocare. La misuro anche a me. Ecco qua, 36,6. Quindi vedete che è veramente di una precisione assurda. Addirittura possiamo togliere il tappino. Aspettate, ok. Togliendo il tappino si può utilizzare all'interno dell'orecchio. Addirittura potete misurare anche la temperatura della stanza, cosa che io non ho mai fatto perché ho gli altri termometri, questo, e dovrei leggere le istruzioni, no? Quindi lasciamo perdere. Comunque questo ragazzo ve lo straconsiglio. Mi avete scritto anche in privato in direct su Instagram e vi ho dato alcune informazioni, quindi è meglio condividerle un po' con tutti, no? E quindi questo super super consigliato. Altro prodotto consigliatissimo, acquistato sempre su Amazon. Ci tengo a specificare che questo video non è sponsorizzato da Amazon, ma io acquisto praticamente tutto lì. Da quando esiste Amazon, grazie a Amazon di esistere, io acquisto tutto lì. Anzi, vi dico un'altra cosa, perché mi piace essere precisa. Non è sponsorizzato da Amazon, ho acquistato tutto con i miei soldini. Però nei link che vi manderò c'è il programma affiliazione, quindi se voi decidete di acquistare quel prodotto tramite il link che vi mando io, sappiate che sono affiliata a Amazon, quindi ci tengo a specificare questa cosa. Così per correttezza, per chiarezza abbiamo detto tutto, perfetto. Allora, altro prodotto che vi dicevo, super consigliato con un neonato, è l'aspiratore nasale elettrico. Anche qui ragazze, ne ho acquistati parecchi. Con Alessandro avevamo quello della Narinel che funziona aspirando con la bocca. Mai riuscita ad utilizzarlo, ma proprio mai riuscita ad utilizzarlo. Vi arriva appunto con questa scatola, ragazze. All'interno troverete un'altra scatolina, questa è la confezione, dove troverete anche una pinzetta per togliere eventuali caccoline. L'adattatore è quello per quando i bambini saranno un po' più grandi e poi trovate lui che è appunto l'aspiratore nasale. C'è il corpo macchina, qui c'è il filtrino dove troverete tutto il muco, sì lo so, cioè, si sta parlando di queste cose perché servono. E invece questo è l'adattatore per i nasini piccoli, infatti se vedete è piccolo piccolo piccolo. Cosa bella di questo è che appunto essendo elettrico, a lui tre livelli di aspirazione. Io avevo provato inizialmente perché avevo appunto paura di far male a Tommaso con il primo non succedeva niente. E l'utilizzo ad aspirazione 3, che è bella potente, adesso comunque vi faccio vedere. Inoltre ha le lucine che Tommaso quando le accendo impazzisce e la musichina di Peppa Pig che adoro io, adoro Alessandro. E Tommaso un po' meno però, perché quando si rende conto che parte la musichina un po' ride, ma quando vede avvicinarsi l'oggetto in questione sa cosa sta per succedere e quindi un po' si agita. Però è una cosa veramente velocissima, cosa che appunto con quello manuale non era così, insomma. Allora, c'è il tastino di accensione, come sentite è partito, questo è il livello di aspirazione 1, livello di aspirazione 2. Livello di aspirazione 3, questo è il massimo. Musichina. E attenzione, lucine! Ok, non è un oggetto indispensabile. Poche cose sono indispensabili nella vita. Comunque, non è un oggetto indispensabile, ma è un oggetto che veramente a me ha aiutato tantissimo. Un consiglio personale, siccome non ho trovato recensioni su YouTube, cose del genere, nemmeno nei vari siti blog, io vi consiglio prima di utilizzare
i flaconcini di fisiologica, io utilizzo quelli del Narinle, per ammorbidire appunto il muco e asportarlo più facilmente. Che professional! Altri prodotti straconsigliati sono queste bavagline. È un set, non mi ricordo di quante bavagline, comunque poi ripeto, sotto trovate tutte le informazioni. È un set, mi pare che siano 12 bavagline o 15, non mi ricordo. E queste le sto stra usando. Sono in cotone. Sì, ce ne sono anche di rosa purtroppo, però c'è scritto Love Mummy, quindi vanno bene anche a rosa, assolutamente, anche se avete un bambino. Ne prendo un'altra. Allora, sono in cotone 100% e dietro sono plastificate. Hanno l'apertura a strappo e sono stra comode, ragazze. Quindi queste, anche queste io ve le straconsiglio. Altra cosa che sto usando tantissimo e che mi è stata regalata dalla mamma di mio cognato è questo baby sacco, che è una cosa meravigliosa. Purtroppo questo non so dirvi dove l'ha acquistato, però sicuramente ne troverete di simili su Amazon. Il baby sacco in questione è questo, che è una coperta bellissima, morbidosissima, caldissima, che ha anche la cerniera e i bottoncini, per cui diventa un Per cui diventa un sacco. Scusate ragazze, ma ho avuto problemi con la videocamera e mi ha eliminato metà audio. Vi stavo dicendo appunto che è una cosa morbidissima, che stamattina ho pubblicato su Instagram delle stories dove si vede, e se andate appunto sul mio Instagram, nelle storie in evidenza trovate il video dove Tommaso indossa questa cosa. Allora ragazze, un'altra, scusate se continuo a toccarmi i capelli, ma finalmente sabato li vado a tagliare perché non li sopporto più. Basta, ok, chiusa parentesi. Allora, un'altra cosa ragazze che vi voglio consigliare, purtroppo però posso consigliarla solamente alle ragazze che abitano in provincia di Vicenza, a meno che non vogliate farvi una marea di chilometri per venire in provincia di Vicenza e così venite anche a salutarmi. Chiusa parentesi. Ok, sono i pannolini che io vado ad acquistare a Stock Solution a Chiupano. Praticamente questi sono pannolini, vengono chiamati, scusate, vengono chiamati seconda scelta, perché magari nella stampa hanno qualche difettuccio che io sinceramente non riesco a trovare, provate a trovarlo voi se ci riuscite. Comunque, di uno scatolone, scatolone da 230 pannolini, 230 pannolini, 230 pannolini, ok, avete capito? Io lo pago 29 euro, 27 euro, 30 euro, 30 euro diciamo. Cioè, ragazze, potrei fare le televendite. 230 pannolini a 30 euro e sono fantastici. Fantastici. Io li sto utilizzando da quando Tommaso è nato. Purtroppo con Alessandro non li ho mai acquistati perché non ero a conoscenza di questo posto. E ragazzi, sono la fine del mondo, cioè sono Pampers. Alla fine sono Pampers. Guardate qua. Cioè, tengono l'impossibile, perché vi giuro, tengono l'impossibile. Quegli esseri lì piccolini fanno di quelle cose che voi veramente non potete immaginare. Tengono l'impossibile, ragazze. Io non ho mai avuto una fuoriuscita né di pipì né del resto. E parlo che lo tiene su tutta la notte, quindi se mi va a letto alle 10, 9, 10 di sera, me lo tiene fino alle 8 del mattino. E avete voglia, cioè, capite? Li trovo belli gonfi la mattina, ma non è uscita nemmeno una goccia di pipì. Quindi ragazze, se siete della zona, vi straconsiglio di andare a prendere questi pannolini perché sono meravigliosi. Un altro prodotto super consigliato di cui vi avrò parlato sicuramente anche nei video di Alessandro quando era piccolo è questa crema alla calendula di Veleda. La trovate anche su Amazon, io l'acquisto in negozio al costo di 9,90 euro. È qualcosa di fenomenale per qualsiasi tipo di rossore, sia del cambio pannolino, ossia a me era venuta fuori un'irritazione qua, messa su una volta, passato tutto.
quindi questa fenomenale. Stavamo appunto parlando di pannolini e vi ho risparmiato quello che ho visto finora. Ho appena cambiato Tommaso. Allora, altri due prodotti che vi voglio consigliare sono questi due prodotti della Swiss Care, Aloe Vera Gel e latte di mandorle, che mi sono stati regalati appunto quando è nato Tommaso dalle zie. Mia zia appunto vende questi prodotti e ragazze, non perché li vende mia zia, perché io non avevo mai provato queste cose, non li avevo mai acquistati prima, sono meravigliosi. Innanzitutto l'inci è completamente verde e sono la fine del mondo. Se foste interessate, scrivetemi pure un messaggio e vi metto in contatto con mia zia, oppure se riuscite a trovare qualcuno che vende i prodotti su Swiss Care, veramente io ve li straconsiglio. Allora, a Tommaso era uscita la crosta lattea qui sul sopracciglio. Due applicazioni, ma non di più. Salute, amore. Due applicazioni, non di più, ed è passato tutto. È andata via in un battibaleno. Questa invece è una crema che io utilizzo dopo il bagnetto, super idratante, e la profumazione, cioè, vorrei ci fosse la funzione annusate, è qualcosa di meraviglioso. Allora, il latte mandorle è fatto con olio di mandorli dolci, burro di karité bio, olio di jojoba bio, aloe vera bio, olio di crusca di riso. Se vi interessano gli ingredienti, spero riusciate a vederli, comunque trovate sicuramente tutto sul sito della Swiss Care. E non vorrei dire una fesseria, Swiss Care è il fratello di Just, solo che Swiss Care fa prodotti naturali al 100%, Just dice che sono naturali e invece non lo sono. E chiudiamo parentesi. Se sentite Tommaso sotto è perché ha sopra le pecorelle, il carillon con le pecorelle, vorrebbe che gliele attaccassi, ma non posso. Altro prodotto che acquisto e riacquisto sono le salviettine della Pampers Baby Fresh, le acquisto solo per la profumazione, che è una cosa fantastica. Quindi passiamo oltre, in realtà ho finito. Non ho nient'altro da consigliarvi al momento. Questi sono i prodotti che più sto utilizzando e che più mi sento di consigliarvi e sconsigliarvi. E fatemi sapere qui sotto se il video è stato interessante, se vi è stato utile. E aspettate, ho un altro prodotto che vi voglio consigliare. Eccolo qua! E questo non lo trovate su Amazon. Non c'è, ce l'abbiamo solo noi. Vero amore? No, questi fiorellini, perché se cadono succede un disastro. Hai capito? Hai capito, ciccio bombo? Salute, evviva! Rutto in diretta. Basta così, posto? Abbiamo finito? Ecco, come vi dicevo ragazze, questo è tutto. Spero che il video vi sia stato utile. Se volete qualche altra informazione, tipo sui biberon della mamma e quant'altro, lieta di darvi informazioni, anzi vi metterò qui a fine video degli spezzoni che avevo registrato sullo sterilizzatore della mamma, che non ho qui da farvi vedere perché è appunto giù da basso, però vi metterò degli spezzoni di video dove vi faccio vedere come funziona, e anche quello è stato un ottimo acquisto. Io utilizzo i biberon della mamma, quelli autosterilizzanti, però senza star lì biberon per biberon ogni volta accendere il microonde. Li metto tutti assieme, quindi me ne stanno ben 4 dentro, più ciucci e tarelle varie. Ed è un'altra cosa che vi consiglio. Mi stavo dimenticando questa cosa importante. Ciao, al prossimo video. Ciao! Allora, come vedete, nel cestello inferiore inserisco i biberon, metto 200 ml di acqua, metto il cestello superiore, il coperchio, chiudo bene in questo modo e poi inserisco il microonde a 750 watt per 11 minuti.